Buongiorno e benvenuti a Incontri d'estate 2021 di OK Italia, parliamone. Dopo l'edizione del 2020 in Puglia, quest'anno abbiamo il piacere di approdare in Sicilia. Tre sono i temi che tratteremo durante la serata, tanti sono gli ospiti che sono qui con noi. Come vedete, abbiamo uno studio di registrazione nel quale andiamo in diretta, siamo ospiti di RTP, la televisione del gruppo della Gazzetta del Sud. Siamo ospiti nello studio dove va in onda la trasmissione televisiva Scirocco e io ho anche il piacere appunto di avere in co-conduzione con me il collega e amico Emilio Pintaldi. Grazie Emilio di essere con noi, grazie per averci ospitato soprattutto in questo studio. Grazie a voi, un onore avervi qui, eh? E poi avere questo parterre di ospiti eccezionale. Sono tanti ospiti, abbiamo due poltrone vuote ma che saranno coperte tra pochissimo. Incontri d'estate 2021, come dicevamo, quest'anno in Sicilia è stato fortemente voluto dalla Camera di Commercio di Messina, che io ringrazio quindi particolarmente tutta la giunta, la ringrazio nella persona del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. E tre sono i temi che tratteremo questa sera. Oggi parleremo di, scusatemi, questa sera, questa mattina, Questa perché mattina siamo siamo, in ovviamente diretta. siamo in diretta di questa mattina. Parleremo di Ride on Straight, cavalcare lo stretto, un importante progetto che è stato presentato alla Camera di Commercio di Messina, ma ancora tratteremo il tema della Blue Economy perché sarà presentato oggi in anteprima il rapporto sulla Blue Economy redatto dall'Istituto di Ricerca Guglielmo Tagliacarne delle Camere di Commercio. E ancora poi dibatteremo, ed è giusto il termine Emilio, dibatteremo sul tema Ponte dello Stretto. Quindi ci sarà veramente anche da divertirsi, ma permettetemi prima di tutto di presentare i nostri ospiti. Abbiamo con noi Gaetano Fausto Esposito, direttore del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Benvenuto Esposito. Buongiorno, grazie dell'invito. Penso che i telespettatori di RTP ben conoscano l'altro ospite, Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina. Benvenuto Blandina. Buongiorno. In questa poltrona vuota che vedete adesso, ma lo presento comunque, poi lo saluteremo quando arriva, abbiamo Gaetano Armao, vicepresidente della regione siciliana e assessore all'economia. Lo saluteremo ovviamente quando viene, perché adesso Tra sarebbe anche poco, difficile, tra a pochissimo. momenti, perché hanno comunicato che è bloccato nel traffico, così come ancora ci raggiungerà veramente tra pochi istanti anche Carlotta Previti, vice sindaco della città metropolitana di Sicilia. Altro gradito ospite, Maurizio Cociancic, progettista, quindi responsabile di questa positiva esperienza che partirà qui nel territorio messinese, appunto del progetto Ride on Straight. Buongiorno a tutti. Bene, io innanzitutto chiederei alla regia di mandare in onda anche poi dei contributi video, perché dovevano essere con noi altri ospiti. Questi ospiti sono Alessandro Morelli, vice ministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili. Purtroppo per impegni istituzionali non potrà essere con noi, ma avremo un contributo video che manderemo in onda durante la trasmissione. Certo. Ancora doveva essere con noi, anche qui una defezione dell'ultimo momento, Giuseppe Tripoli, il segretario generale di Unioncamere, e ancora un altro video di Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che è coinvolta poi insieme alla città metropolitana di Messina e alla Camera di Commercio di Messina, che è capofila di questo partenariato, nel progetto appunto Ride on Straight. Io Emilio chiederei alla regia subito di far partire a questo punto un video di saluto introduttivo proprio del direttore Tripoli di Unioncamere, in modo che possiamo dare avvio ai nostri lavori. Esatto, allora può andare in onda. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi scuso con tutti i partecipanti a questo importante evento degli incontri d'estate Trade Talk Sicilia, che sono stati molto opportunamente organizzati, ma non posso essere presente fisicamente perché sono stato trattenuto da motivi di lavoro. Desideravo però ugualmente far arrivare il mio saluto all'inizio di questo seminario, perché il tema che viene affrontato è realmente importante, il tema dello sviluppo del Mezzogiorno, della Sicilia in particolare, della blue economy, dei porti, del ruolo che il turismo può avere e i settori trainanti del Made in Italy. Credo che sia un'iniziativa che il presidente Ivo Blandina e il segretario generale Paolo Assabella hanno realmente con grande efficacia voluto,
perché si realizzasse una riflessione sulle grandi potenzialità che una crescita accelerata, che è possibile, della Sicilia può dare al rilancio non solo dell'isola del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese. Una riflessione che oggi è assolutamente urgente perché il PNRR mette a disposizione risorse importanti che devono essere però ben utilizzate su progetti e su programmi finalizzati anche a lungo termine a creare occasioni di investimento e di occupazione. Da questo punto di vista le Camere di Commercio sono un luogo importante, naturale, perché questa riflessione si avvii, perché si svolga una funzione di regia territoriale per gli attori dello sviluppo, un supporto agli investitori della terra e che vengano da fuori, un supporto a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che vogliono mettersi in proprio in questo momento realmente importante del nostro Paese. Auguri e complimenti ancora. Bene, allora ringraziamo l'intervento di Tripoli che ha dato la benedizione per questa mattinata. I nostri dirimpettai, è importante sentirli, assoluto, no? Assolutamente sì. Beh, io partirei proprio dal presidente Ivo Blandina. Il presidente Ivo Blandina è presidente di una Camera di Commercio storica, forse la più antica d'Italia, Camera di Commercio che è stata addirittura istituita da Ferdinando I nel 1818. Quindi veramente io ieri per la prima volta ho avuto il piacere di visitare questo luogo, che è un luogo anche definirei di cultura, ci sono delle bellezze al suo interno veramente che sono da visitare, sono da vedere, sono da far godere, penso, a tutta la cittadinanza, ma anche ai tanti turisti che potranno magari arrivare anche a Messina nel futuro. Blandina, il territorio coperto dalla Camera di Commercio di Messina è un territorio molto vasto, sono 108 comuni, ogni comune rappresenta comunque delle eccellenze che bisogna cercare di valorizzare. Le chiedo perché l'idea di realizzare incontri d'estate qui nel territorio messinese, cosa ci si aspetta? No, abbiamo visto che questa esperienza poteva essere ricondotta, riprodotta sulla nostra realtà, ci sembra un format assolutamente utile proprio per promuovere un incontro, una serie di incontri su alcuni temi che sono fondamentali per lo sviluppo, proprio per le caratteristiche del territorio, proprio per l'articolazione dei diversi settori produttivi e per una distribuzione su un territorio che geograficamente è molto vasto, con caratteristiche straordinarie, con elementi di bellezza ineguagliabile su cui sono cresciuti poli turistici di importanza internazionale come Leoli e Taormina, per non dimenticare poi i Nebrodi e anche la città, il capoluogo, che è una posizione che può essere ulteriormente valorizzata, può essere ulteriormente patrimonializzato tutto ciò che è possibile offrire a questo enorme flusso di persone che si muovono ogni anno proprio sullo stretto. Il traffico passeggeri sfiora gli 11 milioni l'anno, per non parlare di tutto quello che ruota intorno ai porti, alla capacità di accoglienza dei porti e quindi le crociere, non solo nel porto di Messina e in quello di Milazzo, ma anche nelle rade di Giardini e quindi di Taormina delle Isole Eolie. E poi produzioni straordinarie che conservano memoria, che conservano patrimonio assolutamente unico, biodiversità, specie che vanno ulteriormente, diciamo, valorizzate perché rappresentano un unicum in un appunto in un territorio che può riscoprire le proprie origini e ulteriormente proiettarsi con i piedi nel passato, nella tradizione, nella storia, nella cultura, in un futuro che permetterà di creare valore, di mantenere posti di lavoro, di articolare in maniera organica una filiera che
investa appunto non solo i settori produttivi ma l'intero territorio, i 108 comuni che lei citava, proprio perché abbiamo questa caratteristica anche dal punto di vista dell'amministrazione del territorio, abbiamo la possibilità di parlare con chi vive realtà che in qualche modo hanno necessità di essere messe in fase, di essere messe in rete, di aggiungere al proprio valore, al proprio patrimonio, quello dei comuni vicini e anche di quelli che possono rappresentare driver di sviluppo, di attrazione, di modernità. Ecco, dalle parole di Blandina si capisce bene quanto la Camera di Commercio di Messina sia attiva, un dinamismo della Camera di Commercio di Messina che è anche palesato da uno dei progetti di cui parleremo anche oggi, il progetto Ride on Straight, Cavalcare lo Stretto, un progetto che è stato presentato nel luglio dello scorso anno al Ministero e ha avuto un finanziamento di 1.442.000 euro. Emilio, tu vivi questo territorio, hai la fortuna, direi, visto che io sto vedendo oggi le bellezze della Sicilia, di questo territorio nello specifico, vivi quotidianamente questo territorio, sai appunto quanto è importante un progetto come questo nella città di Messina. Puoi velocemente introdurci questo tema? Ma la Sicilia quest'anno e Messina in particolare sono stati presi d'assalto dai turisti, quindi un progetto del genere, adesso lo chiederò a Blandina, non può che essere il benvenuto, no? Lo aspettiamo tutti con grande ansia, visto che ci sono stati momenti di difficoltà anche ad accogliere questi turisti, davvero centinaia di migliaia di turisti, probabilmente anche il periodo post pandemico li ha spinti a invadere la Sicilia e Messina, che diventa città di transito. Un progetto del genere, io chiederei subito a Blandina, adesso lui è stato buono, io comincerò a fare domande più insidiose, quanto può aiutare la mobilità sullo stretto? È un progetto davvero innovativo, si può parlare finalmente, poi abbiamo anche il progettista, glielo chiederemo, no? Nello specifico, non so, a fare quelle famose prenotazioni per evitare quelle lunghissime code, per evitare che il traffico vada in tilt con l'arrivo di turisti, o non c'entra molto con però questo? Mi hai provocato, posso essere cattivo anche nella provocazione? Sì, più cattivo. Ancora più cattivo. Non è che si trasformerà in uno dei tanti progetti di cui si sente parlare in Italia, belli, finanziati, ma poi che non portano a nulla? No, speriamo proprio di no. Noi lavoriamo per evitare, diciamo, di fare chiacchiere, di mettere avanti carte, di ottenere, di impegnare risorse e poi di sprecare appunto opportunità, di sprecare risorse che sono anche quelle umane che abbiamo messo in campo proprio per sviluppare questo progetto e altri. Ma sul progetto Ride on Straight mi viene la battuta è un piccolo passo, puntini puntini, non è solo un'ovvia risposta, dico ovvia senza, non voglio banalizzare, anzi, ma è un progetto che ci permetterà di innestare il primo tassello, il primo mattoncino su cui vorremmo costruire tutta una serie di progetti di sviluppo, di integrazione, partendo proprio dall'esigenza che è quella di un servizio di mobilità che sia attuale, che non sia, diciamo, utilizziamo gli stessi mezzi, le stesse modalità e ahimè paghiamo gli stessi prezzi in termini di tempo e di oneri e anche economici di inizio 800. Non possiamo pensare che quest'area debba incontrare tutte queste difficoltà per un servizio che è quello relativo alla mobilità, che è fondamentale per qualsiasi cosa si voglia fare, guardando a un bacino d'utenza di più di 1 milione di abitanti che ha necessità esattamente di integrare attività economiche, integrare percorsi turistici, integrare relazioni culturali, la sanità, l'istruzione, l'università, cioè tutta una serie di cose che fino a questo momento sono stati elementi puntiformi slegati, cioè il giochino sulla settimana enigmistica, unisci i puntini, ecco, forse abbiamo provato, ma ci siamo riusciti penso, a mettere in campo una cosa che è semplice, costa poco, ma che risponde a un bisogno assolutamente insoddisfatto relativamente ai servizi di mobilità, e quindi l'abbiamo fatto pensando che questo è l'inizio per ragionare su una serie di eventi, di progetti, di fenomeni che vorremo prima analizzare, poi
farne oggetto di concreta progettazione e poi, come si usa fare, andare a trovare le risorse per realizzarle. E abbiamo messo in campo le nostre risorse umane, quelle della Camera di Commercio, e poi abbiamo fatto ricorso a risorse che non abbiamo al nostro interno, ma che si sono esattamente integrate in maniera perfetta proprio perché il risultato fosse quello voluto. Che molto spesso, come dire, i progetti sono progetti fatti dagli ingegneri senza committenti e noi invece riteniamo di essere, la Camera di Commercio è un committente voluto, uno che sa, un soggetto che sa esattamente cosa vuole e qual è il risultato atteso dallo sforzo che facciamo per dare una traiettoria alla nostra Camera in direzione esattamente della sua mission istituzionale, che è quella di sviluppare economia e come dire, far avanzare complessivamente la nostra comunità. Io sono sempre curioso di sentire il progettista che poi tra poco ci spiegherà, ma questo rientra quindi tra i compiti della Camera di Commercio. Perché la Camera di Commercio e non altre istituzioni a portare avanti un progetto del genere? Innanzitutto io penso che l'importante sia mettere in fase tutte le energie e soprattutto le istituzioni. Poi in questo caso non c'erano eccezioni di competenza, il bando era riservato a soggetti eleggibili tra cui le Camere di Commercio, c'erano pure le comunità montane, diciamo, non ci interessava meno questo aspetto e abbiamo fatto bene, nel senso proprio che è stato un esperimento di concertazione tra istituzioni del territorio con la condivisione degli obiettivi ma anche del metodo e della conduzione. Anche perché qui è importante dire che la Camera di Commercio di Messina non è solo in questo progetto, è capofila di un progetto articolato dove vede come partner tanto la città metropolitana di Messina quanto anche un'altra Camera di Commercio, quella di Reggio Calabria. Quindi avete comunque ragionato, ecco, questo è un esempio penso molto importante perché si inizia a fare sinergia tra territori diversi, cioè si capisce che bisogna lavorare tutti insieme per un fine comune. La famosa area dello stretto. Assolutamente sì. Non solo, se posso rubare altri 10 secondi, con la Camera di Commercio, la Camera di Messina e quella di Reggio avevano già provato una trentina d'anni fa a mettere in campo un progetto comune che riguardava sempre la mobilità dello stretto, era il disegno della cosiddetta metropolitana del mare, cioè un sistema di collegamento non solo verticale tra le due sponde in riva allo stretto, ma anche a livello orizzontale per collegare una sorta di vaporetto, i villaggi. Esattamente, no, siccome ci sono in tutte le rade, in tutte le costiere, pensiamo alla costiera amalfitana anziché quella sorrentina, cioè ci sono, o alla rada di Hong Kong, ci sono dei sistemi di collegamento fatti sull'acqua, che è un'infrastruttura che non costa nulla, che ha bisogno solo esclusivamente le di famose vie del mare, quelle che vengono chiamate le vie del mare, punti terminali che ovviamente devono essere integrati in un sistema di trasporto. Ma si potrà fare? Ci crede ancora in questo progetto della metropolitana, sì, del mare? Sì. Assolutamente, questo è molto interessante e siamo fiduciosi su questo. Io sentirei adesso ancora, mentre arrivano gli altri nostri due ospiti, perché poi vorrei sentire sul tema sicuramente anche la Previti, perché è importante capire appunto il punto di vista della, certo, città metropolitana di Messina, e poi anche sentiremo da Armao come vede questa messa a sistema di opportunità. Io manderei in onda, se la regia è pronta, il video che ci ha inviato Antonino Tramontana, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Certo. Buongiorno a tutti voi, sono Antonino Tramontana, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Saluto Ivo Blandina, il Presidente della Camera di Commercio di Messina, e tutti voi che oggi partecipate all'evento Incontri d'Estate 2021. Mi dispiace non essere lì insieme a voi, ma per impegni istituzionali mi trovo fuori sede. Sono ovviamente molto contento dell'evento organizzato dal collega Ivo Blandina, perché punta su degli argomenti che in Camera viviamo quotidianamente, stiamo cercando sempre di più di incentivare, e quindi del turismo, della mobilità e soprattutto del tema infrastrutture. Questi tre argomenti sono di particolare importanza, soprattutto per la nostra area, l'area dello stretto, e quindi su questi
questi temi dobbiamo partecipare, dobbiamo prestare particolare attenzione. Il progetto che è stato finanziato, al quale la Camera di Commercio ha partecipato ed è partner della Camera di Commercio di Messina, è un progetto di fondamentale importanza che vedrà data la possibilità attraverso una piattaforma elettronica di realizzare un biglietto unico. Un biglietto riguarderà ovviamente il settore dei trasporti, ma anche l'accessibilità a tutti i siti archeologici delle due aree metropolitane. Questo ci permetterà sicuramente di dare uno strumento in più al turista e un'opportunità in più al turista di conoscersi, di conoscere quelle che sono le nostre, i nostri siti, i nostri attrattori importanti sul turismo di entrambe le aree, ma permetterà anche al turista di muoversi all'interno dell'area dello stretto più agevolmente. Quindi una piattaforma, un progetto che sicuramente porterà benefici a quello che dovrebbe essere il settore turismo e ovviamente legato alla mobilità e all'accessibilità, il punto di forza per la crescita economica dell'intera area dello stretto. Quindi oggi un evento importante, un evento al quale mi spiace non partecipare, ma che stiamo seguendo da tanto e continueremo a seguire perché rappresenta questa un'opportunità grande per il nostro bacino dello stretto, la nostra area dello stretto. Grazie, buon lavoro a tutti voi e arrivederci, grazie, grazie ancora Ivo. Bene, abbiamo sentito anche questo contributo. Io direi Massimo adesso, perché siamo tutti curiosi di vedere un po' come andrà avanti questo progetto, in cosa consiste, di sentire Maurizio Cociancic, che è triestino, Sono si triestino, capisce dal triestino, cognome, dal cognome conosco a memoria tipico. tutti i cognomi. E allora no, mi colpiva questo, adesso ci spiegherà nel dettaglio, ecosostenibile, progetto ambientale, ma cosa fate? Li trasportate con gli aquiloni questi turisti? No, ci spieghi. No, 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 No. non li trasportiamo con gli aquiloni, ma come diceva il presidente Blandina in maniera perfetta prima, il progetto vuole unire i puntini. Fondamentalmente, Ride on Straight è un progetto innovativo che vuole in 30 mesi mettere in connessione le informazioni che in questo momento circolano, ma non sono ancora convogliate in maniera diciamo proficua nei confronti sia dei turisti sia dei cittadini. Il partenariato, come è stato detto, è un partenariato importante perché abbiamo la Camera di Commercio, che è veramente come capofila, la Camera di Commercio di Messina, la Camera di Commercio di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Messina, che assieme però a tutti un insieme di altri soggetti che dovranno essere messi a sistema in modo da creare un humus di condivisione delle informazioni per portare fondamentalmente valore nei confronti del turista e del cittadino. È stato finanziato per 1.442.000 euro, ricordo al 100%, quindi anche un finanziamento Importante. importante, un finanziamento importante, con l'obiettivo di sviluppare dal punto di vista economico il settore del turismo e il settore della mobilità. Quindi si parla di due componenti fondamentali che per la prima volta Dialogano fra di loro. dialogano fra di loro. Ma questa è la grande innovazione in questo momento, che abbiamo la componente turistica e la componente mobilità che dialogano tra di loro per fornire ulteriori servizi. Perché dentro questo progetto, che come dicevo durerà 30 mesi, si porteranno avanti delle iniziative concrete, verranno studiati e implementati, costruiti tre percorsi ciclopedonali. Quindi avremo a Tindari, a Messina e a Salina tre percorsi ciclopedonali finanziati dal progetto, che uniranno i puntini, cioè quindi si unirà l'attrattore turistico con la mobilità. Quindi cercando di costruire nuove opportunità per il turista, per la scoperta dei territori. Questa è una cosa innovativa, importante, e la cosa ancora più innovativa è che per la prima volta si porterà un servizio
come si chiama in gergo tecnico, di MaaS, Mobility as a Service, quindi servizio a chiamata, si porterà un servizio a chiamata elettrico nei due punti dello stretto, quindi a Messina e Reggio Calabria, avremo dei servizi a chiamata per persone magari che hanno anche dei problemi di mobilità, delle fasce deboli, per portare anche turisti che hanno bisogno di pianificare questi spostamenti in un certo modo, in maniera elettrica, quindi a carbon footprint ridottissimo, basso, certo, e a chiamata. Cioè, quindi il turista potrà prenotare il servizio e verrà portato da un punto ad un punto a chiamata. Questa è una cosa particolarmente interessante e importante anche per il cittadino, perché anche il cittadino potrà usufruire di queste servizi. Alla mobilità sullo stretto, noi abbiamo assistito a scene apocalittiche in questi giorni, no? Rispetto ai turisti che devono traghettare. Bisogna implementarlo su questo o prevede anche qualcosa di innovativo rispetto al traffico? Assolutamente sì. Allora, no, chiaramente non è una panacea, non risolve tutti i problemi, Ride on Straight non può risolvere tutti i problemi infrastrutturali di servizio, però la cosa importante è che metterà a sistema i servizi che esistono in flussi informativi integrati, quindi anche il turista saprà se c'è ritardo, se ci sono code, come comprare un biglietto, come prenotare un biglietto, cioè avremo un'integrazione di servizi punto a punto che fluidificherà le famose prenotazioni e partenze intelligenti. Fluidificherà questi traffici, questi flussi di turisti che dopo trovano colli di bottiglia. In questo modo ci sarà una regolazione, un'autoregolazione di questo flusso grazie alla condivisione dell'informazione. Ecco, Emilio, io voglio continuare a fare il cattivo perché tu mi hai stimolato prima. Certo. Quindi questo progetto, da quello che ci racconta il progettista Kocianczyk, è un progetto che prevede anche un solido processo, diciamo, di informatizzazione dei processi. Poco tempo fa, qualche mese fa, è stato un caso nazionale, il sito della regione Lazio, quella guidata da Zingaretti, è stato aggredito dagli hacker, il sito dove si faceva la prenotazione ovviamente per la campagna vaccinale. Un progetto così ambizioso, avete previsto anche, perché il tema degli hacker, della criminalità informatica è un tema ormai presente in tutti i paesi del mondo, avete previsto una sicurezza reale per evitare che un bellissimo progetto che realmente, da come ce lo sta raccontando, ma anche dalle parole di Blandina, potrà rappresentare un qualcosa di assolutamente innovativo per questo territorio, non tanto per i turisti e non solo per i turisti, ma anche per la cittadinanza? Sì, allora assolutamente la parte di cyber security è una parte importantissima. Dobbiamo tutelare i dati, dobbiamo tutelare le informazioni, dobbiamo cercare di proteggere la stabilità del sistema. È stato previsto un sistema di cyber security. Chiaramente gli eventi che stanno accadendo, che sono accaduti nella Regione Lazio, sono eventi da un certo punto di vista anche drammatici, perché ci fanno scoprire quanto è debole o quanto sono deboli o quanto siamo poco attenti nelle nostre infrastrutture. Comunque abbiamo previsto un budget per questa funzione e sicuramente ci sarà una grandissima attenzione alla cyber security. Cyber security che oramai è diventato una parola quasi d'ordine per le pubbliche amministrazioni, per le aziende, perché il dato deve essere tutelato, è la risorsa nostra più importante. Assolutamente. Il nostro territorio e i dati. Molto bene. Ecco, nel frattempo ci ha raggiunto in studio e Gaetano Ormao, lo conoscete tutti, vicepresidente e assessore all'economia della regione siciliana. Ormao, la mettiamo immediatamente in pista, purtroppo il ritardo della macchina l'ha portata un po' in ritardo, qui stiamo iniziando a discutere di... Il traffico non è solo a Palermo. Beh, qualcosa che accomuna la regione ma accomuna tutta l'Italia, io lo posso garantire, anzi io qui ho visto molto meno traffico di quello che abbiamo a Roma. E poi ci sono le code per gli imbarchi. Il controesodo, certo. Di questo parliamo. Oggi un po' meno, fosse arrivato ieri, insomma, avrebbe durato l'inferno. Ho letto. Stavamo iniziando a raccontare, abbiamo sentito dalle parole prima del presidente Blandina, ma anche di Kocianczyk, che è il progettista di questo importante progetto, Cavalcare lo Stretto, Ride on Straight. Quanto può un progetto del genere essere importante, ma io direi
Assessore Armao, non soltanto per il territorio messinese, ma io reputo che possa essere importante veramente per l'intera comunità regionale, cioè per quello che può portare come indotto a tutta la regione Sicilia, perché ovviamente il turista che voi faciliterete ad arrivare qui a Messina, magari dopo aver visto le bellezze di questo territorio, e bisognerà, Blandina, valorizzare ovviamente tutti gli attrattori culturali, artistici, paesaggistici che ci sono in questo territorio, ma è un turista che potrà essere accompagnato e invogliato anche ad arrivare. Io sono arrivato qui in Sicilia pochi giorni fa, ho dovuto aspettare un'ora e 45 minuti prima di prendere il mezzo, il traghetto, per poter imbarcare la macchina dalla Calabria alla Sicilia. Forse con quello che ci raccontava il nostro progettista, con un sistema di prenotazione, di informatizzazione avanzata, dovrebbe andare meglio. Assolutamente. La Regione su questo come si pone, Armao? Riuscirà a dare una spinta propositiva anche per aiutare queste belle iniziative? Allora, intanto grazie alla Camera di Commercio di Messina e alla testata che organizzano questa iniziativa, che appunto diffonde conoscenza sia dei problemi che delle soluzioni possibili, praticabili, che però non sono frutto estemporaneo di scelte a casaccio, ma sono, come purtroppo ogni tanto avviene a Messina, sono scelte della parte migliore della politica messinese, della politica camerale, che guarda a studi, analisi, proiezioni, non certo a soluzioni raffazzonate. È chiaro che la soluzione va trovata in radice e la conosciamo tutti, ed è la realizzazione del ponte. Io cerco... Su questo dopo affronteremo in maniera specifica, questo c'è la scaletta. Dobbiamo conoscere... Così ci rovina, Emilio. Cerco di andare al noccio della questione. Comunque, al netto della cosa di cui parleremo e approfondiremo più avanti, un intervento come quello che è stato strutturato, e mi complimento con la Camera di Commercio di Messina, e col dottor Cociancic, che ha svolto questa attività elaborativa che ho già studiato prima di venire, perché proprio mi interessava anche a partire dal nome questa iniziativa, la trovo estremamente interessante, importante. Noi sosteniamo tutto quello, ma tramite l'assessorato del turismo e per quanto concerne il digitale da parte dell'assessorato dell'economia, tutte le iniziative che cerchino di raccordare la fruizione turistica con l'innovazione e quindi col digitale. In questo senso ho sentito evocare il tema della cyber security, cioè della sicurezza dei dati. Questo è un tema sul quale ci siamo proprio dopo le vicende che lei evocava, molto opportunamente, cioè quelle del Lazio. Noi abbiamo fatto le verifiche col nostro sistema e monitorato. Qualcuno ha lanciato allarmi totalmente privi di fondamento. Noi abbiamo un partner, qual è Leonardo, per la cyber security, che abbiamo scelto con gara un anno e mezzo fa, con un impegno di oltre 2 milioni e mezzo di euro di servizio. Però la cosa che è importante, questo lo dico a chi viene anche a cimentarsi in attività professionali e innovative in Sicilia, o il professor Esposito che è qui, che conosce bene le questioni connesse allo sviluppo della Sicilia, il digitale è cruciale, anche per il turismo. Oggi non c'è turista che non vada su internet a leggere qualcosa di un territorio prima di andarci, mentre prima si andava in libreria a comprare la guida, oggi si utilizza la rete. È chiaro che fornire informazioni puntuali, aggiornate, integrate è fondamentale e soprattutto sicure, perché poi se vai in un sito della provincia di Messina o della oggi città metropolitana o della Camera di Commercio e ti infetti, allora a quel punto diventa veramente problematico far attrarre turisti. Ma sul digitale la Sicilia, vorrei essere in questo, dare qualche dato, ha fatto dei passi avanti straordinari. Voi pensate che eravamo tra le regioni col digital divide, come si usa in questa materia, si usa molto l'inglese, ma io sono anglofilo, ma parliamo in italiano, cioè sul divario digitale che c'era tra il nord e il sud del paese. Banca d'Italia neanche un mese fa ha presentato un rapporto sul divario infrastrutturale della nostra Italia. Ebbene, il divario infrastrutturale è stato sostanzialmente azzerato nel settore del digitale, grazie a un impegno dello Stato, ma soprattutto della Regione, che è passata da 1,5 milioni di euro di spesa nel dicembre del 2017 a 280 milioni di impegni nel settore digitale realizzati e investiti, con la conseguenza che oggi abbiamo una delle infrastrutturazioni digitali, grazie anche al grande impegno dei privati, che hanno
diciamo, completano le cosiddette zone bianche. Noi interveniamo diciamo, su aree a compensazione, diciamo, di quello che si realizza ad opera dei privati. L'integrazione pubblico-privata fa sì che oggi la Sicilia, sul piano del digitale, quel ponte che purtroppo ancora non è realizzato sul piano infrastrutturale, lo ha ampiamente realizzato, e oggi si può fare impresa anche turistica in Sicilia con un digitale molto innovativo. C'è una cosa molto importante, oltre, ecco, sono veramente contento di questi dati che ci sta dando, di come avete superato un problema. Lo dice Banca Italia, cioè dati oggettivi. Lo sto qui in diretta. Il problema è ancora oggi in tantissime imprese, quando parliamo soprattutto delle piccole, delle microimprese, in cui purtroppo oggi in Italia paghiamo ancora lo scotto che molte di queste imprese non hanno addirittura quella che oggi viene definita la vetrina, il biglietto da visita, che oramai è virtuale. Chiunque di noi oggi, per usufruire di qualsiasi tipo di servizio, si avvale della ricerca, va su Google, fa una ricerca, la famosa googlata, e cerca magari dall'idraulico al carrozziero o chiunque altro. Ecco, purtroppo ancora tante, direi, assessore, troppe imprese, soprattutto piccole, ma soprattutto micro, che poi sappiamo essere il grosso del tessuto produttivo, soprattutto nel mezzogiorno, hanno e pagano ancora questa deficienza. Io mi complimento proprio con questa sottolineatura, perché coglie il vero nodo del problema. Il nodo del problema oggi è non tanto la infrastruttura, che ripeto abbiamo sostanzialmente completato, ma è come se avessimo un'autostrada nella quale non funzionano i collegamenti di accesso o di uscita. Una splendida autostrada, la quale, come purtroppo intanto avviene sulla Palermo-Messina, vedi una macchina ogni 10 minuti, che vuol dire che è un'autostrada sottoutilizzata, però purtroppo lì occorre evidenziare che lo Stato, il governo centrale, che ha tenuto per sé il tema dei voucher, cioè anche qui un'espressione inglese, cioè di quei contributi che vengono dati alle famiglie e alle imprese per consentire un accesso agevolato alla rete, sia sul piano dei costi di accesso che sul piano dell'acquisto dei cosiddetti devices, anche qua una parola inglese, cioè dei strumenti con cui accedere. E non voleva parlare inglese. No, però lo dico per... Ma l'hai visto? Ci sta facendo una lezione. No, eravamo fermi, the bookies on the table, invece qui veramente... Lo dico perché però quando si dice devices vuol dire gli strumenti attraverso i quali accediamo alla rete. Bene, anche quelli sono sottoposti a voucher. Il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, purtroppo ritarda nell'assegnazione dei voucher ancora, ma occorre completare e fare un grande investimento su questo, sia per la scuola. È inutile che parliamo di DAD, didattica a distanza, se poi i ragazzi... Cioè la linea internet, ci sono tre, no, magari la linea c'è, cioè, però ci sono tre ragazzi che studiano, trovi tre ragazzi che devono frequentare linea, chi la prima, chi la terza, chi la seconda media. E come fai? C'è un computer a casa, che fai? Crei una piattaforma, certo, di computer a casa, o interviene lo Stato e aiuta l'acquisto dei computer, oppure ci troviamo di fronte a una richiesta di servizi alle famiglie che le famiglie non hanno le risorse per sostenere. Ecco, io vorrei chiedere proprio a Emilio, scusami, stiamo facendo... Prego, prego, Presidente. No, la Camera di Messina sta facendo ormai da anni un grandissimo lavoro di acculturamento, cioè mettiamo le piccole imprese nelle condizioni, appunto, di sfruttare le risorse che per fortuna da Roma ci mettono a disposizione, che noi ridistribuiamo in progetti proprio finalizzati alla crescita in digitale, anzi un progetto si chiama Crescere in Digitale delle microimprese. Stiamo portando avanti questo progetto da anni. I risultati si vedono, perché anche veramente le microimprese incominciano a affacciarsi non solo agli strumenti dal punto di vista tecnologico, ma anche cambiano l'atteggiamento, per esempio nei confronti dell'e-commerce, capiscono che sono quote di mercato e possono andare ad agguantare, quindi si stanno evolvendo in maniera molto rapida e molto, molto intelligente. Ecco, quindi da quello che diceva Blandina, qui c'è un problema proprio culturale, io direi, anche alla base. Bisogna lavorare su due aspetti: un aspetto squisitamente tecnologico, un aspetto di messa a disposizione di strumenti, di risorse per poter accompagnare, ma un aspetto culturale. Mi raccontavi prima che con la tua trasmissione spesso incontri anche scolaresche, gruppi di... ecco. E prima, mentre l'assessore diceva c'è la fibra, c'è internet, tu scuotevi un po' la testa. No, che non cos'hai, è assolutamente come così, perché in molte scuole non c'è la fibra, non ci sono le linee, a parte, è verissimo quello che dice il vice presidente,
le famiglie non hanno la possibilità di acquistare strumenti. Su questo bisognerebbe lavorare, ma so che la Regione sta lavorando anche... Ma compito dello Stato. È compito dello Stato. E, no, mi faccia, Massimo, sì. Si è materializzato finalmente il Vicepresidente della Regione, perché a Scirocco, qui in questi studi, è stato sempre su quegli schermi, no? Molto apposta. Una volta l'abbiamo fatto fare il tampone in diretta, no? Ha fatto questa... poi era negativo, fortunatamente, però finalmente si è materializzato. E poi tra poco parleremo anche di autostrada, perché se parliamo di ponte e di autostrada, perché lui parlava di autostrade digitali, ma le autostrade siciliane sono veramente ridotte malissimo, lui le percorre in lungo e largo. Ci ha raggiunto anche l'ultimo ospite, che è Carlotta, sì, infatti, non ultimo in ordine di importanza naturalmente. Ci sta raggiungendo adesso, fra un po' la faranno accomodare i nostri tecnici, la microfoneranno e potremmo anche chiedere a lei direttamente qualche altra notizia sul ponte. Vogliamo farla entrare in diretta? Facciamo così. Tanto bello della diretta, prego. Bello è l'incomodo della diretta. Salutiamo. Prego, buongiorno, prego. Il vice sindaco della città metropolitana di Messina, Carlotta Previti. Previti, io non le do neanche il tempo di sistemarsi. Lo dovremmo perché ora velocemente un microfono. Sì, adesso la microfoniamo. E quindi dopo che la microfoniamo, perché lei sa tutto poi dei contributi europei. Io, studiando la biografia della Previti, vedo che oltre ad essere vice sindaco, lei ha una grande esperienza anche come progettista europea. E abbiamo parlato in apertura della nostra trasmissione, il primo tema abbiamo praticamente già affrontato, abbiamo parlato dell'importante progetto che poi vede anche la città metropolitana di Messina partner, con capofila appunto la Camera di Commercio di Messina e l'altro partner la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Abbiamo evidenziato il potenziale, cosa realmente può portare come valore aggiunto un progetto così ambizioso, e poi abbiamo sentito anche le parole di Armao che appunto metteva in evidenza l'importanza di esperienze come quella attuale. Io a lei faccio una domanda un po' più specifica, lei è esperta appunto di progettualità. Avete lavorato insieme e con successo con la Camera di Commercio di Messina, avete lavorato con successo insieme ovviamente al progettista, che abbiamo anche sentito le sue parole, il perché e le finalità che ci si aspetta da questo, gli obiettivi che ci si aspetta da questo progetto. Le chiedo quanto è importante, secondo lei, continuare su questo percorso di sinergia, di mettere a sistema veramente le competenze, le professionalità che ci sono all'interno della città metropolitana di Messina con quelle che può rappresentare la Camera di Commercio di Messina e gli altri soggetti che man mano potrete andare a coinvolgere. C'è sempre più bisogno, mai come in un momento di crisi economica post-pandemica, quale quella che stiamo vivendo. Ricordiamo a tutti che non eravamo ancora usciti dalla crisi precedente, quindi voglio dire, ancora stavamo iniziando a vedere la luce, siamo ripiombati in una crisi, sicuramente bisogna progettare in maniera molto provocatoria, perché Emilio mi ha detto di essere cattivo oggi, abbiamo chiesto al Presidente Blandina se avremo quella capacità di trasformare in concretezza queste risorse, perché 1.442.000 euro non sono poche per un progetto importante che può dare ovviamente uno sviluppo ancora ulteriore. Chiedo lei, continuerete su questo percorso? Si impegna come città metropolitana di Messina a continuare a costruire un percorso di sviluppo per il territorio? La domanda ha una risposta in realtà facile in sé, perché la rete, il partenariato e le sinergie istituzionali ovviamente sono quei valori fondamentali alla base di ogni progettualità, che danno quel valore in più a qualsiasi progetto, e di questo noi ce ne siamo sempre fatti ci siamo sempre dati una priorità. La rete istituzionale che la città metropolitana e il comune di Messina ha avviato, le reti istituzionali che abbiamo avviato fin dal 2018, sono state in realtà quasi tutte premiate. Noi abbiamo avviato un percorso importante in termini di progettualità. Questo percorso è stato premiato, abbiamo da poco presentato una relazione e abbiamo visto che il tasso di successo dei progetti presentati sfiora il 70%. Su 10 progetti, 7 sono stati finanziati, la restante parte in realtà è in corso di istruttoria. Ma quando si fa un progetto, lei ha appena detto progettista, ho lavorato ovviamente come progettista, perché lavorando sui fondi europei la prima cosa che bisogna sapere è cosa per avere e per intercettare i fondi europei, come e cosa bisogna presentare. Soprattutto cosa si aspetta l'ente finanziatore da un progetto. Quindi la prima cosa che bisogna individuare è innanzitutto il fabbisogno, sulla base di quello che il bando
ovviamente concede, permette, e poi costruire un buon progetto con una rete, cosa molto difficile perché presuppone tempo, conoscenza dei partner e presuppone anche un'analisi del fabbisogno che deve essere condivisa. Quindi non è poco quello che sto dicendo, ma è fondamentale. Ecco perché i progetti vengono premiati, perché poi nelle griglie di valutazione il partenariato, i cofinanziamenti, il valore aggiunto è proprio dato da questi parametri, da queste priorità. Quindi un progettista che lavora su questi temi lo sa bene e si prepara in maniera solida. Ecco perché il tasso di successo è così alto, perché in realtà valutando bene quello che è un fabbisogno, quindi calibrando il progetto su un fabbisogno che è preceduto da un'analisi del territorio, individuando quelli che sono i partner giusti, è difficile che un progetto non venga riconosciuto come meritorio. La questione del partenariato per me è fondamentale per questi motivi, ma devo dire che fare rete con una Camera di Commercio, con Ivo Blandina, con Paola Sabella, che io ho conosciuto l'anno scorso, ora non perché è qui, ma devo dire che Paola è un valore aggiunto per questo territorio perché ha quella capacità di fare rete. Io con Paola ci siamo interfacciate su determinati temi e ogni volta è facile trovarsi d'accordo, perché Paola è una donna che ha ovviamente una sua esperienza, una sua professionalità, ha una visione che è entusiasmante di determinati aspetti vadano affrontati proprio con laicità e con professionalità, e di questo io devo dire che ne ho fatto anche a volte un punto fondamentale. Io quando si tratta di progettare e ci sono le piccole e medie imprese coinvolte, la Camera di Commercio per me è un partner obbligato, fondamentale, che arricchisce la proposta perché ha una visione prospettica che ovviamente una pubblica amministrazione, di cui una pubblica amministrazione si deve arricchire. Cioè il partenariato è fondato sull'arricchimento reciproco. Di questo io ho sempre parlato con Paola, ma anche con Ivo, e ci siamo trovandoci d'accordo innanzitutto come persone. È facile poi trovarsi d'accordo sui temi fondamentali. Quindi si parte dall'empatia che si deve creare fra le persone. L'empatia è fondamentale, ma l'empatia è fondamentale in qualsiasi rapporto umano. Quando c'è, ci si accelera, ecco, con i ragionamenti. Dice sindaco, poi con l'università, per quanto riguarda la ricerca e gli investimenti sulla tecnologia, ci siamo trovati anche qui fondamentalmente d'accordo sulla visione di prospettiva e di insieme, ed ecco che nasce la IAB, ecco che nasce Messina Smart City. Non avremmo potuto fare tanto e con questa accelerazione se non avessimo avuto un advisor come l'università, tecnologicamente importante, interessato e agganciato anche con realtà istituzionali, non avremmo potuto raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ecco perché il partenariato è fondamentale, ma un partenariato giusto, un partenariato che guardi in primis a quello che è l'obiettivo del nostro territorio, quindi la capacità di analisi del territorio prima di qualsiasi progettualità è fondamentale. Non si può calare un progetto senza fare un'analisi propedeutica dei fabbisogni, perché non avrebbe quell'impatto che in realtà i fondi strutturali devono. Vice sindaco, posso porgerle una domanda? Volentieri. Sì, innanzitutto benvenuta. Grazie. Poco fa parlavamo di autostrade digitali, parlavamo di scuole e io facevo notare sommessamente che le scuole in Messina non è che siano messe troppo bene ancora rispetto alle linee internet. Parliamo di DAD, è molto difficile fare la DAD in queste condizioni. Quanto l'Europa può aiutare in questo senso? Lei che è esperta nell'intercettare fondi europei. E le faccio un'altra domanda, così ci pensa e risponde una volta. Rispetto al flusso di turisti che arrivano in Sicilia, noi abbiamo sentito questo bellissimo progetto, cioè illustrato Kocancic. Anche lì l'Europa può aiutarci, deve aiutarci. Lui ci ha parlato di prenotazioni, di piattaforma che dovrebbe farci uscire da questa bolgia in cui precipitiamo, in questo controesodo ogni anno. Quanto può aiutarci l'Europa? L'Europa fondamentalmente è una realtà che pervade i territori in maniera sempre più importante, soprattutto negli ultimi cicli di programmazione. Prima si parlava e si sentiva l'Europa come un'entità astratta, adesso l'Europa è quella federazione di stati che ha stravolto il concetto anche di burocrazia locale, perché l'Europa ci dà determinati asset e parametri a cui noi dobbiamo necessariamente adeguarsi. Parliamo di digitalizzazione in Europa, la digitalizzazione ovviamente è una parola ormai familiare, da noi magari
sentiamo parlare di digitalizzazione da qualche anno, soprattutto nella pubblica amministrazione, che è fondamentale. Io ancora, quando siamo arrivati, è chiaro che ci scontriamo con una burocrazia elefantiaca, una burocrazia anche composta, soprattutto composta da dirigenti e da impiegati con un'età importante, così come immagino alla regione, quindi la familiarità anche con le nuove tecnologie manca, ma la digitalizzazione dei processi amministrativi è quella, è il presupposto alla snellezza e alla celerità e anche eleva la sicurezza del dato. Ma rivoluzionare una pubblica amministrazione, quindi poi arrivo anche alle scuole, che poi sono dei collettori finali, ma i più importanti, perché le scuole educano. Ovviamente arrivare a una digitalizzazione importante è un processo che in Italia, mi permetto, non è solo il sud dell'Italia, arriva un po' in ritardo rispetto agli altri paesi europei, e questo lo so con cognizione di causa, ma l'Europa ci ha imposto, e meno male, ha imposto un processo di digitalizzazione importante, perché quando in ogni ciclo di programmazione il termine agenda digitale diventa sempre più importante e con una copertura finanziaria sempre più incisiva. Questo significa che l'Europa si aspetta da noi dei progetti importanti proprio per traguardare l'obiettivo della digitalizzazione. La digitalizzazione che cos'è? È gestire sostanzialmente quello che è un processo amministrativo, lo sviluppo di un settore, gestendo in remoto quella che è la visione del dato. Ma la digitalizzazione sostanzialmente non è altro che, e poi si applica il paradigma delle smart city, non è altro che rendere più facile la vita del cittadino, dal ragazzino che deve andare in DAD, alla famiglia o all'utente che deve piuttosto fare la fila all'ente due presso gli sportelli, può con una prenotazione online o con una con uno speed evitare ovviamente quella che è la fila, lo sportello, la richiesta. Ma questo presuppone una cultura, questo presuppone mezzi informatici, infatti, importanti, dice, questo presuppone anche progettualità per, come dicevo io, mettere in rete quei partner che possano veicolare la cultura del digitale. La DAD, sulla DAD ci siamo scontrati tutti, da genitori a figli e insegnanti, ma la DAD e la pandemia, forse se qualche merito l'ha avuto è stato questo, è in maniera prepotente entrata nelle nostre case, cioè la lezione online non l'aveva fatta mai nessuno. Fatto riflettere sulle nostre lacune. Riflette anche sulle nostre limitazioni. Assolutamente sì, stiamo andando avanti così come dobbiamo andare avanti, perché abbiamo altri due importanti temi da trattare. E comunque tutto sarà secondo un filo comune conduttore. Iniziamo a parlare di Blue Economy. Qui con noi abbiamo, non è ancora intervenuto, Gaetano Fausto Esposito. Gaetano Fausto Esposito è il direttore del centro studi Tagliacarre, il centro studi del sistema delle camere di commercio di Union Camere, e un centro studi che è conosciuto ormai, è conosciuto e riconosciuto a livello nazionale come grande capacità di misurare i livelli di sviluppo e potenziali di crescita territoriali. Esposito, lei ha avuto come istituto Tagliacarne commissionato da parte della Camera di Commercio di Messina la realizzazione di uno studio, di una ricerca per verificare lo stato del mare nella provincia, ma soprattutto quello che può essere lo sviluppo che può dare la risorsa mare, appunto la Blue Economy, allo sviluppo dell'intero territorio. E oggi abbiamo il piacere di avere presso i nostri studi qui presso RTP nel programma Incontri d'estate che stiamo realizzando, in anteprima usciranno dopo ovviamente la trasmissione, abbiamo avuto questo grande piacere, i dati che risultano da questa ricerca. Le chiedo quali sono i principali risultati brevemente, ma ci dia qualche numero, perché abbiamo bisogno di conoscere quello che sarà il futuro per questo territorio. Sì, grazie alla Camera di Commercio di Messina. Noi abbiamo fatto questa analisi, ma in realtà dalla discussione che è stata fatta fino adesso, a me venivano in mente due immagini che in qualche modo richiamano poi i numeri, che noi siamo generalmente noti come quelli che danno i numeri. Con un'estate così calda, diciamo, il dare i numeri, diciamo, può essere rischioso, sì. Cerchiamo di darli nel modo più autorevole direi fondato metodologicamente possibile. Allora, le due immagini che mi venivano in mente sono quelle delle Olimpiadi, poi tra l'altro oggi cominciano le Paralimpiadi, quindi siamo ancora in clima olimpico, e l'altro dell'enigmistica. Poi te dirò perché queste due immagini. Perché prima il Presidente Blandina parlava di quella rubrica colleghe puntini, ora andiamo avanti anche. Sì, il tema è quello, ma anche perché devo dire molti economisti, molto autorevoli economisti, descrivono lo sviluppo come un enigma.
addirittura alcuni un mistero. Quindi diciamo l'enigmistica bisogna un pochettino comprenderla, perché aiuta probabilmente anche in termini di sviluppo, e in particolare adesso dirò anche perché, leggendo un po' questi numeri. Allora, Olimpiadi. Allora, direi che dalle nostre rilevazioni, da quello che noi oggi qui presentiamo, Messina è all'interno, diciamo, dell'Olimpiade siciliana una blue economy da podio. Una blue economy da podio perché, adesso faccio riferimento ai dati del periodo normale, l'ultimo anno 2019, poi magari potremo fare un'anche battuta su quello che è successo dopo. Perché nel 2019 direttamente la blue economy, e per blue economy intendiamoci un concetto ampio di filiera dell'economia, che considera sia il settore primario, come per esempio la pesca, sia il settore secondario, come la nautica, sia tutto l'ampio spettro dei servizi, quindi la movimentazione di merci, passeggeri e quindi fondamentalmente poi il turismo, la blue economy ha prodotto 821 milioni di euro. 821 milioni di euro in maniera diretta significa l'8% del complesso dei beni e servizi prodotti dall'economia di Messina. Se ci mettiamo poi le persone che sono occupate nel settore, le 20.000 persone che sono occupate in questa filiera, diciamo che il 10% degli occupati lavora all'interno delle attività della blue economy. Tanto per dare un'idea e anche per relativizzare, parliamo di un valore che è circa 3 volte superiore in termini di partecipazione all'economia del dato medio nazionale. E questo già spiegherebbe perché, come è capitato nelle scorse settimane, quando siamo stati sul podio al primo, secondo o terzo posto, c'è stato un po' di stupore. Ecco, questo genera anche un po' di stupore, però aiuta a capire qual è il potenziale di questa economia. Messina, da questo punto di vista, è al secondo posto in Sicilia, dopo Palermo, quindi parliamo di una realtà molto più grossa in termini demografici, in termini produttivi, in termini industriali, è al secondo posto dopo Palermo in termini assoluti per quanto riguarda la produzione di beni e servizi nella blue economy diretta. Ma in realtà, e questo è un dato ancora più rilevante, la blue economy attiva, cioè mette in moto anche altre attività connesse, collaterali. E qui arriviamo al discorso dell'enigma dello sviluppo. Cioè, lo sviluppo è fatto di tante cose, è fatto di collaborazione, di collegamenti, è fatto anche di capacità di attivazione di altri settori. Ebbene, ogni euro consumato o investito nella blue economy messinese ne attiva praticamente quasi altri 2, 1,9. Questo che significa? Significa che se noi consideriamo poi alla fine gli effetti diretti della filiera blu a Messina e gli effetti indiretti, cioè quello sugli altri settori, arriviamo complessivamente ad una attivazione di ricchezza sul territorio di 2,4 miliardi di euro. Consideriamo anche che la capacità di moltiplicare le risorse vede Messina al secondo posto, diciamo, tra le varie province siciliane come capacità di attivazione. Se pensiamo che a Palermo, diciamo, la capacità complessiva della blue economy è di 3,4 miliardi di euro, ci rendiamo conto anche, direi, e qui arriva un po' lo stupore probabilmente, diciamo, ci rendiamo conto anche probabilmente di quello che è il grandissimo potenziale che ha questo settore in sé considerato e per la sua capacità poi di creare ulteriormente ricchezza. Ora, perché io dicevo prima l'enigmistica e il rebus, ecco, noi con questi numeri, con queste valutazioni, con queste indicazioni, come nei rebus cerchiamo di dare delle indicazioni che poi vanno completate. Poi il disegno lo fanno gli altri, i puntini che vengono uniti oppure le parole del rebus, però diciamo, questi sono dei dati quantitativi che aiutano a comprendere perché questo settore è effettivamente un settore motore.
Vorrei concludere con una... E tra l'altro è un settore che negli ultimi 7 anni è continuamente cresciuto. Quindi ha avuto un, direi quasi un inesorabile fino al 2019, ha avuto un inesorabile processo di crescita. Questo settore nel messinese ha una peculiarità per quanto riguarda la composizione delle diverse tessere, dei diversi tasselli del mosaico in termini settoriali. Ha una fortissima prevalenza, molto più forte rispetto al dato medio regionale, della componente strettamente collegata al turismo che riguarda la ricettività e i pubblici esercizi. Ricettività e pubblici esercizi che poi hanno una loro declinazione territoriale molto diversa, perché magari i pubblici esercizi sono più diffusi sulla città di Messina, gli aspetti ricettivi sono più sui poli locali. Però se noi mettiamo insieme la capacità di attivazione di questo comparto, vediamo che il 50% degli 821 milioni, 50%, è attivato dal settore ricettività e pubblici esercizi. Quindi dal settore strettamente turistico, perché poi ci sono degli altri componenti, perché all'interno della filiera una componente importante in Italia, non tanto a Messina, ad esempio quella della nautica, sottodimensionata questa componente, la componente ittica è sottodimensionata, la nautica più dell'ittica da questo punto di vista, e ci fa comprendere forse il perché, e qui chiudo, del rilievo anche diciamo di iniziative come quelle che vengono presentate, che trovano nel settore turistico e nella sua capacità di attivazione poi un elemento per dare, come dire, qualche ulteriore lettera che aiuta un po' a risolvere il rebus dello sviluppo. Interessantissimi questi dati del direttore. Sì. Dell'Istituto Tagliacarne. Direttore, ma il Covid come ha cambiato tutto questo? In peggio? Il Covid ha cambiato in peggio. Noi abbiamo proprio per questa trasmissione fatto una prima valutazione sul 2020. Uh-huh. E il Covid ha picchiato molto duro. Ha picchiato molto duro, per dare un dato medio. Considerate che nel 2020 di quel valore aggiunto, di quel complesso di beni e servizi che sono stati prodotti, il Covid ha inciso in riduzione per circa il 28%. Tanto per dare un'idea di cifre, è come se in un anno fossero svaniti tra i 220 e i 230 milioni di euro. Ecco, questa è la botta del Covid. Non sono pochi. No, sono tanti, soprattutto se consideriamo che il 28% è un dato medio, ma invece la perdita di servizi nel campo diciamo più strettamente peculiare, che quello turistico alberghiero, sì, è stata circa il 40%. E devo dire, non stupisce. Se noi pensiamo che l'anno scorso la città metropolitana di Messina ha... che pure probabilmente non è una delle realtà più colpite a livello nazionale, diciamo, dal fenomeno di contrazione degli arrivi turistici, però ha perso circa il 60% delle presenze. 60% che in alcuni poli dello Ionio, la parte ionica è stata più colpita rispetto alla parte tirrenica dal punto di vista turistico, è arrivato, mi riferisco segnatamente a Taormina, sì, Giardini Naxos, eccetera, è arrivato a circa il 70-75%, capiamo il perché di questa forte botta. E qui chiudo. È evidente che quando un'economia è molto sbilanciata sul contributo che viene dalle persone che si muovono, quindi i turisti, rispetto ad un'economia che è più basata sui beni che si muovono e che quindi ha una capacità di vendita e anche di esportazione elevata, quando un'economia si blocca, come dire, l'economia complessiva. Un'altra riflessione che io vorrei fare, perché i dati pre-Covid che ci diceva Esposito sono dei dati assolutamente, posso dire, incoraggianti, dati che forse non ci aspettavamo neanche, dati che ci rappresentano un territorio vivo e molto forte. Però mi ha colpito un aspetto che diceva lei prima, Esposito, quando ha detto che ci sono dei settori, in particolare un settore che mi colpisce molto, che è il settore della nautica, che è un settore sottodimensionato rispetto al potenziale che potrebbe avere in un territorio quale questo. Io rivolgo la stessa domanda a Blandina e a Armao per le loro diverse competenze. Ma non è che per caso dovremmo proprio rivedere il modello di sviluppo della blue economy nell'area messinese? Non era così. Chi parte? No, infatti non era così,
nel senso che abbiamo costruito nel 20 anni fa un distretto per la produzione delle imbarcazioni di lusso nell'area industriale di Milazzo, che rappresentava, diciamo, un'eccellenza messo in campo non solo bravi imprenditori, ma anche aveva consentito alle nostre maestranze, specie nel bello, nel lusso, nella nautica di lusso, lavorano fuori, hanno permesso a tanta gente di rientrare, di mettere a frutto le esperienze, quindi questo ha fatto crescere la qualità e la capacità di penetrare mercati esteri. Circa l'80% della produzione degli yacht che venivano costruiti nella industria di Milazzo erano destinati all'esportazione. Poi ci sono stati due, diciamo, come siamo fortunati, l'effetto, l'onda del Lehman Brothers è arrivata un po' più tardi, però ha decimato. Penso l'effetto Monti forse sta ludendo. E poi l'effetto Monti, che le misure fiscali, diciamo, dovevano giustificare alcune misure sicuramente impopolari, allora, come dire, quello che si è bruciato sull'altare della presunta equità fiscale, un trattamento assolutamente insopportabile per cantieri, per utenti, per armatori, e quindi abbiamo perso nel giro di 2 anni totalmente la capacità produttiva del distretto di Milazzo, e anche i cantieri piccoli sempre della zona tirrenica, che avevano una grande capacità produttiva. In particolare, 2 cantieri facevano circa il 60% della produzione europea sulle imbarcazioni medio-piccole, esportando in tutta Italia e in tutta Europa, in tutto il mondo. Quindi questi sono stati i fattori che hanno determinato la desertificazione di un distretto produttivo che aveva grandissime possibilità di continuare a crescere. C'erano progetti di infrastrutturazione dedicata a quel comparto, residuano, diciamo, gli eroi che malgrado tutto continuano, ovviamente con dimensioni sicuramente non significative, a produrre, a riparare, a fare le manutenzioni, a fare delle cose molto, molto belle e molto buone. Stiamo cercando, come dire, di recuperare, perché hanno, ecco, queste imprese hanno bisogno di essere, ritorniamo al ragionamento dell'essere messe in un distretto, in una rete, in una capacità complessiva di fare massa critica e di aggredire i mercati in maniera più incisiva, quindi è un discorso che stiamo ricucendo. Abbiamo ricostituito ormai da 2 anni l'Assonautica provinciale, raccogliendo tutti gli operatori della filiera, quindi la società di charter, i costruttori, i manutentori, porti turistici, e questo, insomma, ci aiuta sicuramente a creare un clima diverso. Positivo e propositivo. Esattamente. Assessore Ormao, lei, l'economia, la nautica, giustamente lo diceva prima Blandina, incideva molto anche sul PIL regionale per quello che poteva rappresentare. Oggi come regione come affrontate, ecco, la ripresa? Diciamo la ripresa, perché no, quando c'è stato il governo tecnico di Monte c'è stata ovviamente una situazione tragica per tutto il sistema della nautica italiana, della cantieristica, poi era un attacco, una caccia alle streghe forse anche di chiunque fosse stato un proprietario delle barche, era visto come un evasore, quindi si andava in giro se vi ricordate, per i pontili, per chiedere i documenti a tutti i proprietari delle barche. Questo ha fatto sì che i grandi proprietari di imbarcazioni portassero le proprie barche all'estero. Abbiamo arricchito le marine, ovviamente, al di là delle nostre acque. Oggi come regione come affronterete questo tema? Che tipo di sviluppo volete realmente realizzare per quanto riguarda la Blue Economy? Allora, intanto ho molto apprezzato questi dati sulla Blue Economy. Noi abbiamo appena presentato il documento di economia e finanza regionale, che dà una proiezione, quindi questo studio di Taglie Carne, che il professor Esposito ha sintetizzato, fotografa quello che è accaduto. Noi stiamo prefigurando quello che avverrà nei prossimi 4 anni, ovviamente purché la gente si vaccini e non esploda di nuovo la pandemia, perché se siamo ancora l'ultima regione d'Italia per vaccinazioni è un dato assolutamente preoccupante, è una vergogna per la Sicilia.
noi dobbiamo assolutamente crescere. Il Presidente Musumeci ha adottato ieri una importante ordinanza che spinge in modo determinato i comuni, 55 comuni che hanno ancora un tasso troppo basso di vaccinazione verso la vaccinazione. È evidente che se vogliamo agganciare la ripresa, vaccinarsi quasi tutti quelli che possono è una precondizione. Se no, decidiamo che anche questo treno, che è il treno più importante che passa dalla Sicilia negli ultimi 40 anni, lo lasciamo perdere, perché dobbiamo giocare con i Novax, giocare con la credulità che andiamo leggendo sui social. Invece vaccinarsi è fondamentale per agganciare la crisi. Abbiamo due scenari e la blue economy è fondamentale in questo senso. È molto importante, è il tema delle ZES, per esempio, che è ormai imminente di apertura. Il ministro Carfagna a giorni guiderà i due vertici della ZES, la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale. Stiamo parlando della possibilità di riattrarre produzione in aree come Milazzo o Messina. I cantieri Rodriguez erano un'eccellenza a livello mondiale, e altre realtà. La interrompo giusto un attimo, perché una battuta veloce. Ma per fare quello che ho capito che volete fare entrambi, non potrebbe essere il caso di realizzare qui a Messina, come succede in tantissime altre città di mare? Porto esempio, non parliamo di Genova perché è il salone storico, ma per esempio anche quello di La Spezia, eccetera, di realizzare un salone della nautica qui, cioè cercando di far sì che diventi realmente un polo attrattivo per tutto il settore della nautica? Da parte nostra c'è la massima disponibilità a investire sui driver, sulle spinte, sui trattori che possono portare l'economia siciliana alla ripresa. Noi abbiamo previsto un 5% di crescita per quest'anno, un 4,7% per il prossimo anno, un 3,3% per il 2023 e addirittura un 1,7% nel 2024, il che porterebbe la Sicilia a sforare la soglia dei 100 miliardi di euro di prodotto interno lordo, che non è mai stata raggiunta. Oggi, grazie agli investimenti europei, a quelli statali connessi a quelli europei col PNRR e tutti gli strumenti della finanza strutturata europea per la Sicilia, con la mobilitazione di risorse che sta mettendo in campo la Regione, parlavamo dell'agenda digitale, ma ne potrei parlare di altre nel settore infrastrutture, nel settore anche sociale. Tutta questa massa di risorse spinge l'economia siciliana senza precedenti. È chiaro che, ripeto, questo comporta che ci vuole un'economia che è pronta a cogliere questa sfida, ma se è un'economia che si deve rintanare in casa perché siamo ancora la regione col più basso numero di vaccini e quindi riprendiamo con fatica i negoziati e le aperture di mercato, è evidente che noi rischiamo di non agganciare questa opportunità. La blue economy è fondamentale, ma anche il settore della pesca. Noi abbiamo il settore della pesca, che è un altro settore fondamentale, importante, la cantieristica, ma anche i servizi turistici. Il turismo sta avendo quest'anno una stagione straordinaria. Io ieri ho partecipato alla Sette, proprio ieri a quest'ora, a un confronto nel quale si evidenziava come la Sicilia oggettivamente stia facendo tutto quello che può sul piano dell'attrazione turistica, però è fondamentale uscire da questo rischio della zona gialla, che sarebbe devastante. Come su questo non turistico. Ci stancheremo mai di ripeterlo, Blandino, dobbiamo dirlo okay, anche per realizzare qualcosa di importante come Salone della Nautica. Il Salone è uno strumento, diciamo, siamo più interessati, al ragionamento che faceva l'assessore Armao e comunque diciamo, la traiettoria che traccia il governo regionale, cioè quello della capacità di attrarre investimenti e attività fiscale. Il Salone, diciamo, dovremmo essere pronti e avere qualcosa da presentare, altrimenti però volevo riprendere una questione che per il nostro territorio è fondamentale, che è la governance delle ZES. Noi abbiamo queste due ZES perché la Roma ci volevano bene, diciamo, ci hanno imposto che ce ne fossero solo due. In quella della Sicilia orientale rientrano delle aree fondamentali. Proprio per le cose che dicevi tu, assessore, cioè bisogna pensare. Il problema, c'è un problema di governance delle ZES, per cui noi abbiamo, forse avremo un rappresentante all'interno della ZES della Sicilia orientale, ma non avremo nessun contributo strutturato, istituzionalizzato, formalizzato da parte delle Camere di Commercio.
ed è un paradosso, perché noi abbiamo disegnato, abbiamo scritto insieme all'allora autorità portuale il piano strategico dell'area ZES che ci riguarda. È un percorso che si è interrotto e noi vorremmo invece capire, anche perché parecchie di queste aree non rientrano nella competenza della circoscrizione dell'autorità di sistema dello stretto, alcune sono aree ex ASI, IRSAP, altre invece sono, nel caso della Sanderson, ESA, e quindi siamo in attesa di capire anche dal punto di vista della titolarità delle aree chi gestirà questa importante fase di quindi il tema, assessore, è questo, che noi non possiamo pensare che le categorie produttive, che la rappresentanza del mondo economico non partecipi attivamente. Tra l'altro noi tendenzialmente abbiamo fatto della Camera di Commercio non solo la sede della Camera di Commercio, stiamo cercando di fare un polo di servizi alle imprese, abbiamo accolto tra l'altro in comodato gratuito gli uffici dell'IRSAP, cerchiamo esattamente di creare intorno al Palazzo Camerale, diciamo, una serie di facilities, anch'io mi scuso per l'inglese, complimenti, Presidente. che accompagnino percorsi di sviluppo e diventi... Ora, sul discorso delle ZES noi siamo francamente, diciamo, da una parte siamo molto attenti, dall'altra però diciamo, vorremmo esprimere una capacità... Sapete bene che non le ha disegnate la Regione, le ha disegnate lo Stato anche come governance. Quindi se il sistema camerale regionale riesce a esprimere una posizione unitaria su questo, la Regione non può che coglierla e esprimerla al Governo nazionale. Io lo farò, ne parlavo con il Presidente Musumeci, e il Ministro Carfagna non può che essere disponibile. Ma questo è abbiamo raggiunto anche perché un'obiettiva veramente positiva che cogliamo oggi in trasmissione in diretta. Emilio, però vogliamo anche perché io dico una cosa, purtroppo abbiamo dei tempi stretti e tempi televisivi. Dobbiamo parlare ancora di abbiamo ponte. Abbiamo un quarto d'ora e dobbiamo parlare di ponte, non vorrei che qui si facesse melina... Per non parlare del ponte, quindi per non farlo. Quindi, insomma, io ne ho parlato troppo presto. Tampoco parliamo, perché avere il Presidente Armai e non parlare di ponte. Insomma, appunto, quindi sembra... cerchiamo di andare veloci. No, io volevo dire, sorridevo prima quando parlavi di Salone della Nautica, sì, perché mi vengono in mente due immagini. L'area fieristica, molto piccola, ma anche lì si potrebbe dare ospitalità a un piccolo salone che sembra Beirut in questo momento. È una vergogna, perché i cantieri sono fermi per tutta una serie di ragioni, ma insomma non stiamo lì ad analizzare. E poi la Sanderson, ne faceva cenno il presidente Blandina, da 30 anni ferma, insomma non si capisce che cosa ne voglia venire fuori, ed è dell'ESA, ente di sviluppo agricolo, e quindi è della Regione. E lì si è parlato di Salone della Nautica, lì sì che ci sarebbero gli spazi. No, per la Nautica, rispetto a quello che diceva il direttore dell'Istituto Tagliacarne, siccome il vice sindaco ha proprio i progetti in mano sul tavolo per la realizzazione di 4 o 5 darsene, porticcioli, anche quello ha a che fare con quello di cui parlava il direttore, a che punto sono? Sorgeranno? Verranno fuori? Noi sì, assolutamente, la progettazione è in stato avanzato, a breve convocheremo una conferenza di servizi approfittando anche del DL Semplificazioni e sarà una delle prime opere a cui l'amministrazione darà la massima priorità nella programmazione futura dell'FSC 21-27. A proposito di, ovviamente per noi la portualità turistica è una portualità, è un valore fondamentale, è uno di quei trattori o attrattori che Messina deve, di cui Messina deve dotarsi, perché noi siamo la città più estesa sul mare, quindi noi viviamo poco il mare e soprattutto il turismo nautico, che per noi è un valore fondamentale. Noi, non me ne voglia il vicepresidente, ma sono sicura sarà d'accordo, siamo una di quelle città forse più affascinanti, proprio perché quella blue economy noi la viviamo davvero, il valore, il concetto di blu noi lo viviamo, perché noi ci affacciamo sul mare, siamo quella città che da un punto di vista naturalistico forse è stata più baciata dalla fortuna rispetto ad altre, ma noi dobbiamo ovviamente trarre un vantaggio. La portualità turistica con i suoi vari porticcioli, devo dire che è uno di quei concetti di cui Messina parla da anni, da troppi anni, ma di poco è stato fatto. La futura programmazione, invece, con i vostri porticcioli quando vedranno la luce? Questo è un momento favorevole.
Perché c'è quella finanza che tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la nuova programmazione 21-27 non abbiamo davvero problemi a finanziare idee e progetti, vinceranno quelle amministrazioni che hanno i progetti. Che cosa manca? Che cosa manca? No, non manca niente, noi stiamo avanzando da un punto di vista progettuale, non manca assolutamente niente, nel momento in cui il progetto sarà pronto ovviamente verrà inserito, ma questo già lo possiamo programmare, verrà inserito nei fondi sviluppo e coesione 21-27. Quello che io voglio dire, torno un attimo indietro sull'area ex Sanderson e qua chiamo la responsabilità anche dei vertici regionali per dire la titolarità dell'area deve necessariamente comunque passare al comune, perché in qualsiasi modo noi dobbiamo progettare, bonificare, perché l'area Sanderson, l'ex Sanderson è una bomba ecologica, si è visto, hai parlato degli ultimi episodi di incendi che poi sono ciclici ogni estate, lì è veramente una bomba, ma è un'area da destinare a sviluppo e mai come ora è necessario farlo, perché i finanziamenti ci sono ora, da quest'anno a 3 anni a venire, per cui se non riusciamo a sbloccarla ovviamente rimane sempre quell'area degradata che per anni e per troppi anni noi viviamo. Il Salone della Nautica siamo disposti, ovviamente nel momento in cui noi realizzeremo i porticcioli turistici, poi l'impresa, l'imprenditoria sarà ben disposta a investire anche in termini di ritorno di immagine, quindi in termini di grandi consessi e grandi saloni, ma se non creiamo il presupposto, le strutture, è chiaro che non possiamo raccontarci iniziative o valori o ovviamente agevolare quella che è un'imprenditoria di settore di cui, come diceva Ivo, noi avevamo e dobbiamo continuare ad avere quell'eccellenza e quel primato, perché noi del lusso in Italia ce ne siamo sempre fatti un vanto e a Messina questo lusso della naturalità, del panorama e del mare, noi dobbiamo sfruttarlo proprio per attrarre quello che è il movimento di persone, perché anch'io ho apprezzato l'analisi Italia Carne, che sono, come dicevo, sono studi fondamentali per capire il territorio, per capire quello che sono i valori fondamentali e il fabbisogno del territorio. Lui ha dato dei 3 dati di cui io approfitterò per avere questo studio, perché sono fondamentali per la vocazione turistica. Sappiamo che abbiamo una vocazione turistica. È stata utile questa trasmissione. È stata utile perché noi viviamo di movimentazioni di persone più che di produzione di beni e servizi. Perfetto. Ma sono quelle movimentazioni di persone che poi trascinano la produzione ovviamente di beni e servizi collegati ai servizi. Che poi dovrebbero raggiungere il ponte. Assolutamente, quindi tocchiamo l'ultimo tema, purtroppo dovremo essere veloci, parliamo del ponte sullo stretto. Si farà, non si farà, è un grande dibattito, addirittura il ministro Giovannini sapete benissimo che ha stanziato 50 milioni di euro per fare di nuovo uno studio sulla fattibilità, ovvero se è meglio portare avanti il progetto che ricordiamo nel 2011 fu già approvato, fu addirittura appaltato con un determinato valore anche preciso per la realizzazione, quindi un ponte a una campata o a 3. Bisogna capire a questo punto cosa si farà, in tanti dicono che il ministro Giovannini stia soltanto prendendo tempo. Prima di iniziare io chiedo alla regia di mandare in onda e poi chiederemo un parere ai nostri ospiti, un contributo video, doveva essere con noi, purtroppo per motivi istituzionali, ce lo dirà anche lui, non può esserci, Alessandro Morelli, vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, chiediamo alla regia di mandare in onda il suo contributo video. Buongiorno a tutti, sono nella stazione ferroviaria, vedete c'è il treno, anche per rappresentare quanto il governo Draghi sta investendo sia in Sicilia che in Calabria per rendere sempre più connesse all'Europa le 2 regioni meridionali. Perché faccio questo riferimento? Perché evidentemente voglio arrivare al punto dolente sul quale anche molti di voi mi hanno coinvolto, e cioè la realizzazione del ponte sullo stretto, una necessità per la Sicilia, per la Calabria, per il sud, per l'Italia, per l'Europa. Avere una grande piattaforma logistica, la Sicilia, a pochi passi dall'Africa, che è il futuro continente in via di sviluppo, e da Suez, sarà per l'Europa una grande opportunità. Lo sarà per l'Europa, l'Italia, la Calabria ed evidentemente la Sicilia. So che, dicevo, molti di voi sono d'accordo con me, so che con molti di voi avrò ulteriori interlocuzioni per portare a casa questo importante risultato. Buon lavoro a tutti voi. Bene, abbiamo sentito il contributo di Morelli, io sul ponte ci sono passato e ci passo raramente, chi penso che lo viva e lo soffra, cioè sul ponte sono passato, sarei dovuto passare, però voglio dire Emilio, tu lo vivi quotidianamente, io chiedo a te di fare un giro magari di
di parere veloce dei nostri ospiti sul dobbiamo essere ponte, molto veloci perché siamo proprio in chiusura. Io comincerei col presidente, col vicepresidente Armando. Questo ponte si farà, non si farà secondo lei? Lo farà la regione? Si è detto pure questo a un certo punto. La regione lo fa da sola se lo Stato non mette i soldi. Io ho più volte detto al governo nazionale, nelle interlocuzioni col presidente Musumeci, abbiamo proprio adottato questa strategia nei rapporti con Roma, che non è possibile che noi spieghiamo ai cittadini siciliani e calabresi, ma in generale, come diceva bene Morelli, all'intero Mezzogiorno, che si perda un'opportunità come quella del Ponte di Messina quando sono disponibili circa 290 miliardi di euro per i prossimi 6 anni. Non è letteralmente concepibile. Il governo nazionale deve dirci quando intende realizzare questo, che è un elemento di infrastrutturazione del paese fondamentale per renderlo tutto competitivo, per collegare l'Europa con l'Africa, per far sì che il corridoio scandinavo-mediterraneo, non a caso si chiama così, non collega due punti come era il Berlino-Palermo tanti anni fa, ma collega aree d'Europa e le collega, come diceva bene Morelli, all'Africa. Su questo il governo regionale è stato molto chiaro. Andremo al confronto anche serrato. Il ministro Giovannini ha incontrato il presidente Musumeci e l'assessore Falcone, che su questo tema si sono dimostrati assolutamente intransigenti. È una regione intera che deve essere intransigente. Cioè ci devono dire quando questa infrastruttura sarà realizzata, con che risorse, perché le risorse ci sono. È un momento della stagione politica di questo paese dove finalmente non c'è un problema di risorse. Le risorse ci sono, però occorre utilizzarle nel più breve tempo possibile. Il problema è che non è stato inserito il ponte tra quelle delle né nel PNRR né nel piano complementare. Questo è il vero problema che fa pensare a chi sa. Ecco perché ci devono dire subito quando lo fanno. Perfetto, non alle grandi. Vice sindaco, la vostra è un'amministrazione pontista, assolutamente. Assolutamente sì, il ponte, confermo, si può fare. C'è il progetto, cosa importante, se c'è un progetto ci sono le risorse, quello che manca è la volontà politica del governo nazionale. La regione si è espressa in maniera netta e definita su questo, non possiamo negarlo. Anche adesso ovviamente il vicepresidente ha addotto tutte quelle che sono le argomentazioni a favore del ponte. Con il ponte la Sicilia stessa non è un ponte, il ponte di Messina dello Stretto in realtà quello che beneficia tutti i territori del centro-sud, perché collocherebbe finalmente la Sicilia in quella, darebbe dignità a quella che è una posizione geopolitica strategica fondamentale, agganciando quelle che sono i paesi emergenti, le economie emergenti del Sudafrica, che avranno un valore importante in termini anche di flussi commerciali nella nuova programmazione. Per cui la Sicilia al centro davvero del Mediterraneo trainerebbe quei flussi turistici, commerciali e strategici in maniera tale che davvero possiamo ambire a diventare una delle regioni più ricche d'Europa. Il ponte per noi è fondamentale, se non lo si realizza è solo per una questione di volontà. Grazie. Politica, ci sono progetti e ci sono risorse. Devo dire una cosa, ci sono adesso le risorse, tra 4-5 anni queste condizioni non ci saranno. Dobbiamo correre. Direttore Esposito, lei insomma che parte da un osservatorio privilegiato, speciale, cosa pensa? Aiuterebbe l'economia? Beh, evidentemente ogni struttura di connessione aiuta l'economia, soprattutto se consideriamo che larga parte, evidentemente non il trasporto passeggeri, gli eventi di questi giorni l'hanno detto chiaramente, cosa avrebbe significato evitare i tempi di trasbordo eccetera, ma questo riguarda il turismo, ma secondo me aiuterebbe moltissimo anche la parte commerciale, quindi diciamo l'interscambio. Ricordiamoci che noi al di là dei grandi quantitativi, larga parte diciamo dello spostamento di merci avviene su gomma. Quindi questo evidentemente rappresenterebbe un veicolo fortissimo di valorizzazione che farebbe crescere quel moltiplicatore di cui ho detto prima. Grazie. A Maurizio Cosciancici, velocemente, sì. Lei ha realizzato questo progetto Cavalcare lo Stretto, lo cavalchiamo sul ponte. Lo cavalchiamo, torno su quello che ha detto il professor Esposito, secondo me sì, competitività, connessione stradale, ma anche connessione ferroviaria. Teniamo in considerazione che la Sicilia deve essere connessa in maniera competitiva dal punto di vista dei costi e anche dal punto di vista del carbon footprint, quindi dell'impatto ecologico sulle filiere. Quindi aumento della competitività per le imprese, cioè le imprese di nuovo non avranno un peso nello stabilirsi in Sicilia, un peso logistico
che può essere calcolato in maniera molto facile. Chiudiamo con, grazie, con il Presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandini, dobbiamo chiudere per forza con lui. No? Ma le considerazioni diciamo che ci facciamo tra di noi, perché conosciamo, perché di recente il Presidente Armao ha raccontato quali sono i numeri, qual è l'handicap che grava sull'economia siciliana e sui siciliani. Cioè, continuiamo a dire una cosa che è fin troppo ovvia. Mi dispiace che al governo, ora ho sentito un esponente, ho sentito anche Cancelleri qualche settimana fa a Sant'Alessio, un convegno organizzato da Stancanelli, dall'eurodeputato, si sia dichiarato favorevole, quindi che si mettano un po' d'accordo. Quello che è inconcepibile, ma l'abbiamo detto in maniera molto netta, è che si cerchi ancora, anziché decidere sì o no, che si assuma questa responsabilità, si cerchi, diciamo, di portarci a spasso con ipotesi che sanno di benaltrismo, che sanno di alternativa, che sanno in effetti di opzione zero, cioè non vogliono far nulla e sono trincerati dietro questa ipotesi priva di qualsiasi sostanziale fondamento. E allora quello che mi preoccupa, e non preoccupa solo il Presidente della Camera di Commercio di Messina o il sistema camerale siciliano, Union Camere, Asso Camere Estero, con cui abbiamo avviato una collaborazione molto intensa e molto proficua, cioè dalle Camere di Commercio italiane all'estero ci arrivano segnali, diciamo, che riguardano l'impossibilità, ovvero la difficoltà di intrattenere relazioni con il sistema economico siciliano, con il nostro in particolare, quello messinese, proprio perché siamo distanti in termini di tempo, di costi, ma anche di capacità di legare aree omogenee, territori che potrebbero assolutamente riposizionarsi e competere con altre aree d'Italia e dell'Europa. Quindi questo è un elemento assolutamente imprescindibile, non bisogna più perdere tempo, ha ragione Carlotta Previti, adesso ci sono i soldi, adesso bisogna farlo, non bisogna tentare di portarci a spasso su ipotesi impercorribili. A meno che non vogliano fare dell'altro, cioè che zero, non far nulla, che lo dicano subito, certo. Ci daranno l'opportunità, diciamo, di mobilitare, esatto, l'intera Sicilia contro, e anche la Calabria, esatto, e tutto il Sud contro un'ipotesi di, come dire, che ci relega ancora in una condizione di arretratezza, di mancanza di infrastrutture, di perdita di competitività. Benissimo, Emilio, penso che abbiamo purtroppo anche sforato il tempo di qualche minuto, però penso che i temi oggetto del nostro confronto siano stati tutti molto interessanti. Io ho colto con piacere l'apertura che c'è stata da parte del Comune, della Camera di Commercio e della Regione a lavorare tutti quanti insieme per lo sviluppo. Non possiamo che ringraziare di nuovo i nostri ospiti, ringraziamo gli ascoltatori da casa che hanno seguito con questa trasmissione. Approfondimento, appuntamento per incontri d'estate, il prossimo evento il 26 a Milazzo, seguirà il 28 l'ultimo evento che chiuderà questo ciclo di incontri organizzato dalla Camera di Commercio di Messina, il 28 a Taormina. Grazie di nuovo a tutti. Emilio, un grazie particolare a te per averci anche ospitato in questo splendido È stato un piacere. Salotto. Poi mi hai portato il presidente, finalmente si è materializzato. grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata.